Comunque, a parte l'albero, sicuramente si tratta di una danza di guarigione che viene fatta nello stesso identico periodo della fondazione di Taranto, 750-645 avanti Cristo, questo vaso, ed è proprio della zona di Falanto, perché Falanto, il fondatore mitico di Taranto, viene esattamente da Amicle, proprio da quel santuario lì, santuario di Apollo. Incredibile, credo proprio che sia veramente incredibile. Qualcuno potrebbe dire, ma è un episodio molto raro, no? Sai, questa cosa, sì, è vero, assomiglia, però no, perché Platone nell'Eutidemo, in un dialogo, parla proprio della musica che serve per curare le falangi, cioè le tarantole, gli scorpioni e i serpenti. Platone, nel dialogo Eutidemo, dice che la musica cura, però con Platone siamo nel IV secolo avanti Cristo, con il tarantismo spartano siamo invece nell'VIII secolo avanti Cristo, quindi 750 oppure nella fine del VII secolo, quindi proprio il momento della fondazione di Taranto. E credo, insomma, che anche in questo caso ci sia una chiara dimostrazione dell'armonia. L'armonia in questo caso è quella della musica che va a curare il morso dello scorpione. Vi ringrazio e invito i nostri cari amici Saverio De Florio e Liamadaro a vediamo come si sono organizzati. Ecco, vi dico che Saverio è un ricercatore, diciamo, a tutto campo delle emergenze culturali di Taranto, e Liamadaro è una coreografa che organizza con le Nereidi di Taras delle rievocazioni storiche della danza e della musica del periodo magno-greco di Taranto del IV e V secolo, con grande successo. Loro portano in giro questa straordinaria realtà. Ecco, vedete, qui abbiamo anche un'immagine di Lia con il tamburello, che l'immagine che conosciamo perché ha fatto parte della locandina della presentazione del mio libro La Grande Armonia. Ecco, ci siamo, Saverio? Sì. Ecco, allora, buonasera a tutti. Un ringraziamento particolare al grande Pierpaolo De Giorgi, cittadino di Cavallino, un grande amico. Ringrazio chiaramente il comune di Cavallino, l'assessorato alla cultura, l'assessore, per questa bella occasione, per questa importante occasione. Stasera qui nel vostro comune si parla della nostra città e noi chiaramente non potevamo esimerci, perché è un piacere e un dovere essere qui con voi a parlare ancora una volta di tarantismo. E saluto anche gli amici che sono così attenti e così appassionati di Pizzica Online. Ringrazio l'amico Santoro per essersi prodigato ancora una volta per questa documentazione. È importante raccogliere, diciamo, sempre le nuove testimonianze, perché lo abbiamo detto tante volte, il tarantismo è un libro sempre aperto, quindi c'è sempre qualcosa che salta fuori quando meno ce lo aspettiamo. È un bene, vuol dire che non è stata detta l'ultima parola, malgrado tanto sia stato detto, però non è stata detta l'ultima parola sul tarantismo. E allora, parlava Pierpaolo prima di Taranto, ricordiamo tutti che la ricerca di Ernesto De Martino è stata eseguita qui nel 1959, a Taranto il fenomeno del tarantismo era già negli anni 30
era praticamente scomparso, quindi in città, parlo della città, non c'era quasi più nessuna testimonianza, salvo eccezioni. E allora ci sono stati chiaramente degli autori che hanno, nella nostra città, hanno raccolto dei frammenti. E uno, un autore molto noto a Taranto, un letterato molto noto, è stato Cosimo Acquaviva, che nella sua opera Taranto Tarantina raccontò qualcosa che appunto riguardava quella tradizione che non era del tutto scomparsa. E quindi Acquaviva raccontò che i suonatori devono essere provvisti di un repertorio musicale non inferiore a 25 arie, le quali devono essere di mano in mano tentate e accennate sugli strumenti, onde il soggetto comincia a muoversi quasi automaticamente solo quando trova per sé soddisfacente l'aria che gli viene apprestata. Il suono del tamburello e degli altri strumenti viene accompagnato da suoni di mani, quindi anche le mani diventano strumento, nonché da tiritere più o meno scapigliate, scomposte, che finiscono col provocare un vero pandemonio e vere stravaganze, tenuto anche conto che suonati e suonatori, questo è molto simpatico, ed Eziano Astanti hanno pur bisogno e diletto di umettare le inaridite fauci, non certo con l'acqua fresca della fontana, ma con che cosa poi dovevano bagnare le fauci? Col vino. E quindi abbiamo un riferimento, ancora un collegamento tradizionale con la bevanda divina del dio naturale, del dio che scompagina tutto ed è il dio delle donne, che, come ha detto Pierpaolo Del Giorgi poco fa, ha preso poi il posto, per questioni anche di sincretismo, delle divinità femminili precedenti. Ok, andiamo avanti. Nel 1946 abbiamo Alfredo Maiorano, che è la figura di spicco della nostra provincia. Alfredo Maiorano era un etnografo, si occupava anche di antropologia e ha compiuto un'inchiesta folcloristica nei vicoli di Taranto proprio per appurare se c'erano, se ci fossero ancora delle tarantole. E Maiorano notò con meraviglia che la tarantola, che regnò gloriosa e trionfante, quindi qui c'è una memoria, cioè qui la tarantola in queste terre ha regnato presumibilmente a lungo, non certo per breve tempo. Bene, era scomparsa dai vicoli, mentre nelle campagne ioniche, nei paesini della provincia, continuava a mietere vittime con i suoi pizzichi velenosi. Ebbene, questo è uno degli enigmi importanti della nostra storia del tarantismo, della nostra grande tradizione del tarantismo. Quindi che cosa vuol dire? Cosa voleva dire Maiorano? Cioè, il tarantismo era nelle città, poi si estingue nelle città e rimane di riflesso nelle campagne, oppure era sempre stato nelle campagne, appannaggio della civiltà, della nobile antica civiltà contadina, e poi di riflesso è arrivato nelle città, e poi lì per il vivere sociale, per il cambio delle condizioni, si è estinto. Ebbene, adesso arriviamo su questo punto perché è un punto fondamentale proprio della nostra storia, delle origini del tarantismo, cioè come il tarantismo, come la ritualità, come la tradizione è stata trasmessa, è stata conservata, e arriviamo poi chiaramente al punto polemico che vede ancora oggi tante discussioni e due fazioni opposte, quella dei sostenitori di Ernesto De Martino, che sostengono ancora oggi la tesi del tarantismo importato, diciamo, nel periodo medievale a causa del contatto fra le popolazioni italiche e quelle arabe, e i sostenitori, come uno dei più illustri, Pierpaolo De Giorgi, che ha portato nuove evidenze
che possono attestare che questa tradizione era visibilmente già presente. Ma anche l'antropologo di Taranto, un altro personaggio illustre nella ricerca sulle origini del tarantismo, Antonio Basile è stato direttore del Museo Etnografico Alfredo Maiorano di Taranto e ha preso l'eredità pesantissima, importantissima, del fondatore del museo, dove ci sono delle preziosissime testimonianze del tarantismo del 1950, quindi antecedente le ricerche e le indagini di Ernesto De Martino del 1959. E, dicevo, il fondatore del museo etnografico è stato Alberto Mario Civese, che andò in polemica con Ernesto De Martino su che cosa? Sull'antropologia e sulla concezione della storia da parte degli antropologi. Quindi il fondatore del museo etnografico a Taranto sosteneva le posizioni di un illustre, uno dei più grandi antropologi della storia, Lévi-Strauss, che diciamo è stato anche un personaggio veramente di rilievo nella scuola di antropologia francese, ancora oggi insomma quello che ha detto non è passato, diciamo, è ancora molto attuale, non è passato nel dimenticatoio. Ebbene, andiamo avanti, e quindi abbiamo l'indagine nel territorio tarantino nel 1950, è un'indagine con delle prove proprio fisiche straordinarie, le prime prove che attestano le modalità del rito in campagna, grazie ad un amico di Alfredo Maiorano, Ciro De Vincentis, un fotografo abilissimo definito da Giuseppe Ungaretti il mago dell'obiettivo. E quindi tra le sue immagini spiccano quelle di fenomeni contingenti dell'esistenza. Loro, Maiorano e De Vincentis, documentavano tutta la tradizione popolare, tutta quanta. E quindi poi hanno la fortuna di assistere al ballo di una tarantata nell'estate del 1950 in una masseria dell'Agro di Lizzano, cioè fra noi qui e Taranto, quindi Lizzano più o meno in mezzo, insomma. E quindi una cosa simpatica, Maiorano riesce ad acquistare la masseria di San Vito in seguito ad un corposo dono in monete d'oro da parte di alcuni briganti che vollero in tal modo ricompensarlo per aver dato loro rifugio e sostentamento. Quindi c'è anche un sottofondo, diciamo, avventuroso. E quindi arriviamo qui finalmente a questa grande esperienza storica, indimenticabile esperienza, la prima documentazione fisica con gli strumenti moderni del tarantismo. Questa è la masseria a Lizzano, acquistata da Maiorano, e poi chiaramente c'è la descrizione, ovviamente c'è anche la descrizione testuale, no? Adesso vediamo, tra pochi istanti vedremo le immagini, alcune le ha già mostrate Pierpaolo. Ebbene, accompagnata da una cantatrice con un tamburello, un suonatore di violino, i parenti che piangono, un'altra testimonianza straordinaria. Quindi nella ritualità della Taranta c'è anche un corteo come quello greco delle prefiche, cioè ci sono delle persone in processione che fingono di essere addolorate, che non è che fingono, anche sentono, diciamo, un'atmosfera molto carica di tensione, quindi hanno questo pianto che tuttavia non è mosso dal dolore per la perdita di un proprio parente, ma è mosso da un momento che possiamo definire a tutti gli effetti sacro, un momento sacro, quindi una ritualità
sacra, intensa, perché c'è proprio questo pianto, c'è anche un pianto rituale. E quindi si reca sul posto, ecco, dove ricorda di essere stata pizzicata, ballando e fissando con attenzione un fazzoletto di vari colori che tiene tra le mani, e ciò per trovare il colore della tarantola. In questo caso la tarantola non è taranta, ma è tarantola, quindi è un falange, è un ragno, quindi non è né uno scorpione né una serpe, è una tarantola, è un ragno. A rientro in casa, sempre ballando, trova predisposta una corda, l'abbiamo vista poco fa, alla quale erano appesi diverse fazzolette, ma anche la tarantata si appendeva alla corda, come sappiamo tutti, sempre di vari colori. E togliendoli ad uno dalla stessa corda, li fissava sempre con attenzione. Tale azione durava diverse ore, fino a quando in uno di tali fazzoletti credeva di aver trovato il colore del ragno. E in quello stesso istante gettava un grido e cadeva a terra esausta. Anche questo è un punto molto importante, perché guardando le fotografie non c'è solo l'accasciarsi per la stanchezza, ma c'è proprio un'attività teatrale, scenica, in cui si mima una morte rituale, un atto sacro, ancora una volta greco. Quindi qui in questo rigo non è specificato, ma quella che si svolgeva a Lizzano al termine, diciamo, di questa ispezione dei colori era una morte rituale greca. E in quello stesso istante, quindi, vabbè, cadeva a terra esausta, e soprattutto a causa, si dice, del frenetico e estenuante ritmo della stessa danza, ok, ma non so. E con ciò si concludeva la cura. Pier Paolo De Giorgi ce l'ha ricordato tante volte: il tarantismo, la ritualità della Taranta, non è una malattia, ma è una terapia. E qui, nelle parole di quegli illustri testimoni, ancora una volta si evidenzia questo aspetto di cura.